Il processo di vendita del gruppo Rossi Mercedes-Benz riparte con forza e determinazione dopo la chiusura forzata a causa della pandemia da Covid-19. Le concessionarie del marchio della Stella hanno da subito studiato le strategie per trasformare i rischi in opportunità, rilanciando un settore, quello automobilistico, che come tanti ha subito un duro colpo da un nemico invisibile. La cosa importante è sapersi rialzare e in questo il gruppo Rossi Mercedes-Benz dimostra tutta la sua potenza. Il nostro claim oggi è proteggiamoci, che è proteggiamoci dal punto di vista sanitario, ma ricominciamo un percorso insieme come la nostra storia ci ha insegnato. Per fare questo il nostro ragionamento a livello strategico è stato impostato su due aspetti fondamentali. Abbiamo ragionato su un processo di acquisto nella sua interezza a 360 gradi fisico e un processo di acquisto invece online, quindi digitale. I nostri clienti possono in maniera serena venirci a trovare, frequentare nuovamente i nostri locali per appuntamenti in officina, per appuntamenti per vedere una vettura o un veicolo, per provare una vettura o un veicolo. Le nostre procedure prevedono distanziamento sociale, prevedono sistemi e strumenti di protezione, quindi non parliamo solo di guanti e di mascherine, ma anche di safe desk, quindi di vetri che proteggono i rapporti tra le persone e controlli a tutto il nostro personale, divieti di ingresso a persone che hanno la conoscibilità di essere venuti a contatto con soggetti positivi. Insomma, la massima espressione di controllo e la massima ricerca della sicurezza. Accanto a questo c'è tutto un mondo digitale su cui la Rossi Mercedes-Benz aveva iniziato a lavorare ben prima della pandemia. Potenziato il sito internet, i clienti possono navigare tra le proposte delle diverse concessionarie, contattare i singoli venditori e ricevere tutto il supporto necessario, anche attraverso chat o videochiamata. Tutti i documenti, inoltre, potranno essere inviati e firmati in forma digitale senza il bisogno di recarsi in filiale. A breve sarà disponibile anche un'esperienza virtuale per il cliente, lo showroom online, quindi una sorta di virtual tour make, per cui il cliente può entrare anche all'interno delle nostre filiali in maniera digitale, quindi posso entrare in una filiale virtuale. È un momento importante per la concessionaria, un momento che stiamo affrontando con la massima attenzione e anche professionalità, per poter far usufruire a tutti i nostri clienti degli spazi in totale sicurezza. Vi aspettiamo, siamo fiduciosi che si ripartirà riprendendo il cammino esattamente da dove ci eravamo interrotti e quindi con delle prospettive che riteniamo anche buone per il settore e in generale un po' per tutta l'economia.